Giunge alla quarta edizione il premio giornalistico Antonio Recanati, che ricorda con grandissimo affetto la figura del collega e amico di TV6 scomparso nel 2016. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 22 agosto al Teatro Luigi De Deo di Loreto a Prutino. La qualificata giuria, presieduta da Franco Farias, è composta dai giornalisti Paolo Castignani, Paolo Renzetti, Sergio Di Sciascio, Pasquale Tritapepe ed Enrico Rocchi, ha scelto la rosa dei vincitori dell'edizione 2019 nelle distinte categorie. Il premio Recanati per la sezione Cronaca va al giornalista del centro Giustino Parisse nell'anno del decennale dal sisma dell'Aquila, che lo stesso Parisse ha raccontato nonostante l'incredibile tragedia familiare che lo ha colpito in quell'occasione. Per la sezione Ambiente e Agricoltura, tanto cara allo stesso Antonio, il riconoscimento è andato a Jenny Viant Gomez, esperta del mondo enologico. Per la sezione Sport il premio va alla voce Rai della Formula 1, il giornalista teramano Gianfranco Mazzoni. Riconoscimento alla carriera per Antonio De Leonardis del Messaggero, da un paio di anni opinionista della trasmissione Replay su TV6. Ai premiati sarà consegnata l'opera inedita Whitewater, ideata dall'artista loretese Esther Crocetta, che ormai da tempo realizza il premio Ussi Abruzzo, consegnato al Teatro Marrucino di Chieti in occasione del premio Prisco. Inoltre la commissione, su proposta dell'Associazione di Promozione Sociale Oneiro e del CAI sezione di Loreto a Prutino, ha deciso di attribuire un riconoscimento intitolato a Nevio Nobilio, scomparso nell'agosto 2017 sulle cime del Monte Bianco, a Fausto De Stefani, secondo italiano e sesto al mondo ad aver scalato tutti i 14.000 metri. De Stefani, uomo di grande solidarietà, in Nepal ha costruito e gestisce una scuola dove ospita circa 1.000 bambini.